poche certezze, ma fra queste la possibilità di continuare l'attività almeno fino al 28 di febbraio e tanti dubbi. Il cantiere giovani, insomma, la realtà per lo studio e l'attività delle associazioni in via del Brennero a San Marco rimane in bilico. Questione di soldi che mancano agli enti locali, ma anche di rimpallo di competenze. La provincia, questo è certo, nella riorganizzazione della riforma del Rio non si occuperà più delle politiche giovanili. E la palla, come espressamente affermato dal presidente della provincia, Stefano Baccelli, passa adesso al comune di Lucca, che deve decidere il futuro della struttura. Se accollarsi o meno, insomma, spese per circa 110.000 euro annui per mandare avanti questa esperienza. È un fatto la vicenda, diciamo così, della demolizione di tante competenze della provincia, tra cui la cultura e il sociale. Dobbiamo trovare una soluzione. Per me la soluzione più naturale è quella che soprattutto il comune di Lucca, ma magari insieme ad altri comuni, raccolga questa che dal mio punto di vista è un'eredità bella, è un'opportunità. L'impegno è stato quello di rivedersi nel gennaio prossimo. Fino alla fine di febbraio il cantiere giovane andrà avanti con queste modalità e insomma vedremo non solo le legittime risposte del comune, non posso parlare per un altro ente, sono anch'io assolutamente convinto che a prescindere dal comune di Lucca occorra proseguire questo gioco di squadra. E l'assemblea autoconvocata dagli studenti e utenti del cantiere giovani si è conclusa con una promessa, quella di rivedersi a gennaio in un'altra assemblea con provincia, comune, regione, ASL e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per analizzare possibili soluzioni per il futuro. Questione di soldi, insomma, con sottotraccia le consuete polemiche arrivate dal gruppo Torpedo dei presunti sprechi dell'amministrazione comunale per i fondi all'IMT o le iniziative di promozione del Summer Festival. Fatto sta che restano 2 mesi e mezzo di tempo per salvare o trasformare una realtà da tutti definita come un fiore all'occhiello per i giovani del territorio. E al di là delle polemiche, l'obiettivo principale deve rimanere soprattutto quello.